quando lo studio di una hypercar come questa vede coinvolto il nome di Adrian Newey, che ha vinto 10 titoli mondiali in Formula 1, cosa vi aspettavate di meno? Il progetto della Valkyrie mette su strada i dogmi della Formula 1 in una serie limitata di 150 esemplari, che non sono neanche pochi per la verità, più 25 che saranno esclusivamente dedicati al track day. Il motore V12 sviluppato dalla Cosworth ha una potenza che ancora non è dichiarata, ma è ancora più interessante invece conoscere la mission che è stata data agli ingegneri della Aston Martin, ovvero realizzare un rapporto potenza-peso di 1 a 1, un cavallo per ogni chilogrammo di massa della vettura. Per riuscire si è dovuti aggiungere un powertrain ibrido che è stato sviluppato dalla Rimac e anche un cambio molto particolare costruito dalla Ricardo. L'aerodinamica di questo modello è veramente incredibile, è davvero strano e difficile immaginarla come una vettura stradale, così come è difficile immaginare l'assegno che bisogna staccare per averla, quasi 3 milioni di euro.